era mitico Padre Guido. Io mi ricordo da bambino, cioè, è cresciuto lui, si può dire. Era bello. Poi se dicevi una parolaccia, ti eri rifatto nemico. Ti diceva su, ma vai fuori all'oratorio. Ha lasciato un grande vuoto non solo tra fedeli, ma in tutti i romani che alla Garbatella hanno conosciuto e apprezzato negli ultimi 60 anni Padre Guido Chiaravalli. Era il parroco della San Filippo Neri, la chiesoletta, come la chiamano affettuosamente i ragazzi che all'oratorio di Via delle Sette Chiese sono cresciuti accompagnati dalle sue parole, a volte tenere, a volte severe. Per noi era un secondo padre, perché i genitori nostri, falla breve, si devono alzare alle 4 alle 5 di mattina, quindi noi non è che eravamo tanto tutelati dai genitori. Quel poco che potevano fare facevano. Noi veniamo qui all'oratorio e Padre Guido ci dava il bastone e la carota, quello che servirebbe un pochetto ai ragazzini che oggi stanno anche qui. Tanti insegnamenti ci ha dato, tutto. Ci ha insegnato a nuotare, ci ha insegnato a parlare, ci ha insegnato tante cose. I ricordi sono tanti di Padre Guido, secchiate ai bagni, ci faceva raccogliere la carta. Comunque è stato un prete, ci mancherà tanto tanto. Di lui ci avrò tanti ricordi che mi porterò appresso per sempre. C'è un messaggio in particolare che gli ha lasciato, veramente un messaggio umano. Dei messaggi umani ne ha lasciati tanti, ha levato tanta gente da mezza strada che stava prendendo una via brutta e l'ha riportata sulla via giusta. Scomparso martedì a 87 anni, questa mattina i migliaia hanno voluto stringersi intorno a lui per l'ultimo saluto. Qui a Garbatella c'è un amore infinito per lui, indescrivibile, perché comunque ci ha insegnato ad andare avanti, nonostante le difficoltà e tutto quanto, e a sentire noi stessi e a capire il mondo che ci circonda. Mio marito è cresciuto qui dentro, penso che sia un bravo ragazzo e ha dei buonissimi valori, un bravo papà. Penso che sia merito di Padre Guido, di quello che gli ha insegnato da quando è piccolino. A me mi ha battezzata, cresimata, comunicata. L'unica cosa che non ha fatto è non mi ha sposata, perché quel giorno c'aveva un altro matrimonio. E c'ho un gran bel ricordo, c'ho 54 anni e ho sempre vissuto all'oratorio con Padre Guido. Quindi non ci so parole.